Rocco Palombella, segretario generale della UIL. Ma come mai siete qua oggi al Ministero? Beh, abbiamo deciso di autoconvocarci, pur non avendo un incontro, solo però abbiamo appreso bontà del Ministro e incontreremo il Vice Ministro Todde e la ringraziamo. Però il tema è che noi da anni continuiamo a rivendicare una battaglia, che è una battaglia, come si suol dire, di civiltà. Quando i lavoratori lottano è una battaglia di civiltà, per salvaguardare intanto la siderurgia pubblica in Italia, che è fatta di circa 20.000 lavoratori diretti e altri 10.000 indiretti. E poi lo facciamo perché in questo momento qui la siderurgia, la primaria, è stata venduta, svenduta a due gruppi industriali, uno Jindal e l'altro ArcelorMittal, tutte e due che hanno gli stabilimenti e producono in altri paesi, in India. Nel caso specifico ArcelorMittal è il secondo produttore al mondo, però hanno fatto una bella operazione, quella di comprarsi i nostri stabilimenti, di chiuderli e di produrre da altre parti. E noi, l'unico acciaio in grado di poter soddisfare alcune esigenze, noi non avremo più la possibilità di avere l'acciaio primario per poter soddisfare le esigenze non solo italiane. Siamo un paese che importiamo l'acciaio nonostante abbiamo questi stabilimenti, e però il governo latita. Quindi vogliamo, con questo nostro presidio, dire al governo che noi non ci stiamo. C'è la salvaguardia del livello occupazionale, la salvaguardia dell'ambiente, che ovviamente è bloccato, e solo così noi riusciremo a dare una risposta al nostro paese. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.